Decreto del fare. All'interno del decreto del fare di fare c'è veramente ben poco per chi l'ha letto. Mi sembra un po' la prosecuzione dei vari provvedimenti del governo Monti. Dico, il governo Letta è molto simile al governo Monti, è cambiato un po' l'età del Premier, ma in sostanza alla fine le iniziative sono molto simili. Vi ricordate Salva Italia, Cresci Italia, siamo arrivati dove siamo, obiettivamente non è cresciuto nulla, anzi. Lo stesso discorso del decreto del fare, all'interno del decreto del fare, da fare non c'è niente, si parlava di dare i fondi, i soldi alle imprese, farli pagare alla pubblica amministrazione, è scoperto che non ci sono i soldi per pagarle, quindi i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, di fatto non c'è nessun provvedimento utile. C'è una filosofia che ci preoccupa non poco, noi dell'Italia dei Valori, che un'unica tassa è stata abbassata col decreto del fare, ed è la tassa sulle imbarcazioni di lusso. Allora immaginate un po'. In un'Italia che non può andare avanti, dove i cittadini non arrivano a fine mese, l'unica trovata del governo Letta è stata quella nel decreto del fare di eliminare la tassa sui natanti e sulle barche, quindi sui yacht fino a 14 metri e ridurlo della metà da 14 a 20 metri. Per intenderci, un risparmio di 800 euro l'anno per chi ha una barca fino a 14 metri, un risparmio sono di 1.300. No, questo... Sono d'accordo con lei, voglio però aggiungere che a molti telespettatori può dare noia questa decisione, però anche per esperienze professionali passate le posso dire che ci sono molte aziende di questo settore che con queste tasse sono in cassa integrazione da oltre un anno, e alcune di queste che sono dei fiori all'occhiello della nostra nautica stanno chiudendo, e lì si parla di lavoratori che rimangono a casa. Posso, però bisogna essere concreti quando parliamo delle cose, perché non possiamo trincerarsi dietro la salvaguardia di un settore. Allora, la tassa che è stata eliminata è una tassa di 800 euro per l'anno per i natanti fino a 14 metri, è ridotta della metà, cioè 1.300 euro meno, perché si pagava 2,6 per le barche fino a 20 metri. Ora, una barca di 20 metri costa in media 3 milioni di euro. Pensate che il problema di chi acquista la barca da 3 milioni di euro, che deve per fare un pieno di beh, di ma è più l'usato, c'è anche molto... Sì, ma anche l'usato, dico, hanno dei costi non indifferenti. Lo so, io devo fare l'avvocato del diavolo questa sera, giusto, segretario. È giusto, ecco, io se fossi stato, se l'Italia dei Valori fosse stata al governo, anziché togliere la tassa sulle barche di lusso, avrebbe ridotto i bolli auto, salvaguardava un altro settore in crisi, che era quello dell'auto, ma almeno, sì, ci sarà pure il signore con la Ferrari... No, ci sarà il signore con la Ferrari che risparmierà, però c'è anche il lavoratore che la mattina deve andare a lavorare e non ha i soldi per pagare il bollo dell'auto.